faremo un video per le braccia utilizzando dei pesi. Come vedete qui ho dei pesi di diverso livello, quindi sono pound questi. Vi posso dire più o meno cosa utilizzerò, quindi qua siamo su un po' di più dei 3,5 kg, qui un po' meno di 2,5 kg e qui siamo un po' meno di 1 kg, quindi decisamente diverse alternative, perché andremo a lavorare in maniera diversa, non solo. Voglio precisare che quando si tratta di pesi dipende un po', soprattutto per noi donne, che tipo di corpo vogliamo avere. Quindi non si parla solo di salute, benessere, essere forti, ma anche a questo punto anche un po' di estetica e anche di anatomia personale, perché sicuramente ci sono fisici che magari ci mettono un po' di più di tempo a costruire massa muscolare e altri invece che immediatamente mettono su la massa. Quindi a seconda di quello che qual è il vostro goal per quanto riguarda l'aspetto piuttosto che la salute, la forza, mano a mano che progredite oppure se siete già forti, utilizzate il peso che più vi si addice. Quello che farò io, che comunque prediligo sempre un utilizzo di pesi medio-bassi, preferisco lavorare con a corpo libero senza pesi per tonificare le braccia, ma questo vale per me ovviamente. Quindi io utilizzerò al massimo appunto il peso da 3,6 kg. L'altro prop che vedete qui è il mezzo foam roller, quindi come vedete non è il foam roller completo, è tagliato a metà. Ovviamente potete usare il foam roller completo, qual è la differenza? Che siete meno stabili, quindi è leggermente più complesso l'esercizio, la variazione che andremo a fare. Se non avete questo, potete fare tutto a pavimento in ugual modo. Ovviamente ci sarà meno engagement, meno attivazione dei muscoli addominali, sarà sicuramente un feedback diverso per il corpo, però è sempre ottimo lavoro. Bene, cominciamo. Dimenticavo, se non avete in alcun modo pesi, utilizzate le bottigliette d'acqua. Potete magari riempirle con cose diverse a seconda del peso che volete ottenere. Quindi con l'acqua più leggero, poi dipende anche dal se è da 1 litro, da mezzo litro, la bottiglietta, oppure con dei legumi secchi, quindi dei fagioli, eccetera, in modo tale da darvi dei pesi diversi, o del riso, ad esempio. Quindi se siete magari un po' creativi, trovate dei modi per avere un po' di tensione, perché altrimenti questi esercizi possono essere tranquillamente essere fatti a corpo libero, però non andiamo a rinforzare, a potenziare la massa. Bene, mi distendo.